Salve a tutti ragazzi e bentornati su Tutto Sbagliato. Io vi faccio vedere immediatamente che cos'è questo. Ok, se mi indovinate che cos'è questo, adesso siete dei geni, dei fottutissimi geni. Bentornati su Tutto Sbagliato, io sono Nicola Caredez e oggi curiosità. Curiosità, sì lo so, state ancora penserete a questo tutto il giorno. Tanto non ve lo dico. Ah, che cos'è questo? No, basta con le cose da indovinare, anche se questo sarebbe non troppo difficile, secondo me. Ci si pianta una mela qua e vi faccio vedere come funziona. Ah, non funziona con le carote, funziona soltanto con le frutte o gli ortaggi un po' tossi. Ora, la patata è un tubero, fa parte degli ortaggi. Ragazzi, io vi ricordo che su Tutto Sbagliato c'è tanta roba, quindi andatevi a rivedere anche gli altri video che ho fatto in passato. Certo, saranno diversi da quelli che siete abituati a vedere adesso, magari con un audio un po' scadente, magari sarò io che farò ma ce ne sono tanti. Detto questo, mi serviva anche una bilancia. Vabbè, non serve che vi spieghi a cosa serve, no? È buono, funziona. Continuiamo con gli oggetti, c'è questo. Adesso io vi faccio vedere come funziona, lo state vedendo in questo preciso momento. Vi posso dire che no, cioè potete farlo anche a manina, non serve a granché, tranne per le cose molto difficili da tagliare come dei pomodori. Vabbè, se volete fare alta cucina e non siete in grado di affettare i pomodori sottili sottili, potete utilizzare questo, ma è inutile. Adesso, voi vi direte, ok Nicola, hai fatto vedere un sacco di robe, ma questo vi faccio vedere la scatola, perché la scatola secondo me fuorvia un casino. Mi sono messo con la santa calma, ho preso una carota, gliel'ho piantata dentro e adesso guardate il risultato. Sì, ecco, questo è il risultato. Quindi, traete voi le conclusioni, io le ho già tratte. Mi sa che ho rotto il pavimento. A me piace fare le patatine fritte. E vabbè, anche questo non è che serve troppo parlare. È resistente, è di metallo. E basta. Ma adesso arriviamo al pezzo forte, perché questo vi stupirà. E io lo cercavo da tempo, da quando più o meno ho visto il Kickstarter di un coso simile in realtà. Serve per fare il caffè espresso, davvero. Allora, lo state vedendo, ci va l'acqua, poi ci va la cialda qui dentro. Ci sono due modi, c'è la cialda, che è una cialda che si trova in commercio, che sono quelle tipo della Nespresso, oppure va direttamente il caffè dentro. Una volta che voi mettete l'acqua calda qui, pompate, esce il caffè, esce l'espresso. Ora, fa cagare? Nì, nel senso che dipende molto dal caffè che utilizzate e da quanto pressate. Io ci ho fatto uscire un caffè buonino, io sono cultore del caffè, perlomeno lo ero, adesso non lo prendo più, però lo posso assaggiare e devo dire che non è assolutamente male. Per questo, cioè, capiamoci, non è una macchinetta da bar, però un 7, non esageriamo, 7, quello che faccio io a casa 9, quello del bar è 10, questa è una scala. Va bene ragazzi, io è con questa Miz, che vi lascio, sì, fate i sogni erotici su di me, ci vediamo al prossimo video, spero che vi sia piaciuto e se vi va lasciate like, ma importante, andate a vedere gli altri video perché ne sono fottutamente tanti.